Tratta Tutto è offerto da Mab & Co, formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Ciao Nicola, mi senti adesso? Ciao, sì. Ah, perfetto, benissimo. Ho detto, abbiamo parlato di shock con il shock dei Monchi, e ho detto lo shock più grande lo sta vivendo la scuola quest'anno, in particolare, vuol dire che insomma qualche shock c'è sempre in questo periodo, però dobbiamo dire che la scuola è sotto shock veramente per tutto, come per tutto quello che è stato organizzato o disorganizzato, e soprattutto per questa didattica a distanza che addirittura lo stesso ministro dice che è una didattica fallimentare. Siamo messi bene, insomma. Ma certo, insomma, è un po', insomma, cercando di tirare l'acqua al suo mulino, viene sulle posizioni che noi abbiamo assunto da moltissimi mesi. Noi abbiamo sempre detto, come Cobba Scuola Sardegna, che la didattica a distanza aveva un minimo di senso nel primo periodo di emergenza, nel quale, e infatti, era un'iniziativa che era nata dagli insegnanti per mantenere un dialogo educativo con il mondo studentesco, quindi con i nostri alunni, con i nostri studenti e le nostre studentesse. Poi hanno iniziato a formalizzare le cose, fare decreti, decretini, leggi, imposizioni, e a questo punto sta diventando una cosa insostenibile. È insostenibile oltretutto il fatto che non ci sia alcuna certezza. Ci sono una serie di scuole come la nostra, io faccio il maestro elementare, quindi noi, a parte il periodo del lockdown totale di marzo e aprile e poi maggio, da settembre siamo tornati a scuola, ma siamo tornati a scuola ovviamente con tutta una serie di criticità, anche se io e noi siamo favorevoli alla frequenza scolastica, siamo favorevoli però ovviamente con tutti i crismi e con tutte le sicurezze, sia da una parte che dall'altra. Vi faccio solo un esempio, noi abbiamo delle mascherine che sono assolutamente spiritose da utilizzare a scuola, e quindi essendo anche molti di noi in fascia a rischio d'età, perché siamo il corpo insegnante più vecchio del mondo, ovviamente ci dobbiamo comprare le mascherine FFP2 o FFP3 di tasca nostra, o addirittura anche le visiere, perché ovviamente con la mascherina chi come me ha qualche problema di presbiopia, con gli occhiali e la mascherina non riesce a leggere, quindi è impossibile fare lezione. E questo è uno dei tanti per le superiori, sì, la questione ormai è diventata quasi ridicola, perché non si può tenere sulla corda ragazzi che sono 10 mesi che non vanno a scuola. Si dovevano adottare altre soluzioni da prima. Ma per quello che si è messo in discussione il sistema di valutazione, peraltro con un altro intervento che secondo me è del tutto fuori luogo, quello di discutere a metà anno, insomma, la possibilità di rivedere tutto il sistema di valutazione, come valutare, cosa fare, mi sembra veramente una cosa fuori da ogni logica. Ma insomma, più a metà anno, diciamo che noi dovremmo fare gli scrutini del primo quadrimestre tra, insomma, una ventina di giorni, neanche poco più di 2 settimane, e da pochi giorni è uscita fuori un nuovo decreto del ministero con delle linee guida che ci dicono che dobbiamo stravolgere la valutazione programmata per tempo, peraltro con delle procedure assolutamente folli. Beh, la legge è datata, quindi avevano tutto il tempo di fare le cose per bene, quindi insomma è una cosa assolutamente fuori dal mondo. Invece, ripeto, per le scuole superiori il fatto che tutte le scuole superiori siano state chiuse fino adesso, a parte un piccolissimo periodo un po' variabile nelle diverse regioni, ma che va da una settimana a un massimo di 20 giorni di frequenza, praticamente questi ragazzi e queste ragazze non vanno a scuola dai primi di marzo dello scorso anno. Tra poco più di 2 mesi sono passati 10 mesi, e invece si potevano fare dei tentativi anche di frequenza scaglionata, garantendo le distanze, garantendo la possibilità di trasporti umani e non il carri bestiame che abbiamo visto in quel periodo di apertura delle scuole, e quindi aumentando le corse, ma facendo frequentare quantomeno, io lo dico da mesi, che quantomeno i ragazzi e le ragazze di prima superiore, quelli di quinta, i primi perché hanno appena iniziato un percorso scolastico e quindi sono più hanno insomma una sorta di delicatezza tra virgolette in più, e dall'altra i ragazzi e le ragazze che devono dare l'esame di Stato dovevano assolutamente continuare a frequentare. Poi si poteva vedere a rotazione la frequenza delle altre classi,
ma questa DAD assolutamente è uniforme per tutti in questo modo è assolutamente folle. È folle il fatto che avessero dato le assicurazioni che sarebbe rientrato il 7 gennaio, poi il 7 gennaio si è spostata all'11 e poi si è deciso di affidare la decisione a ciascun regnante sovrano regionale che ha deciso per conto suo. In Sardegna abbiamo visto che ormai questa cosa è stata spostata al 1 febbraio e chissà se si rientrerà con tutti i danni del caso, perché ormai noi rischiamo di perdere una generazione se si continua così. Bravo, ma la DAD era così dall'inizio. Quello a cui volevo arrivare, cioè, perché oltre al discorso didattico, che chiaramente è un discorso importante, se noi riponiamo il ragazzo al centro della scena, il ragazzo indipendentemente dalla scuola, ma proprio dal punto di vista sociale, per la fase socializzante, che è una delle fasi importantissime di questa età, stiamo rischiando veramente di creare una generazione di alienati, cioè stando chiusi in casa da soli con lo sport. Assolutamente, è proprio questo il punto. Da una parte oltretutto c'è anche una responsabilità nostra della scuola, perché ci sono molti colleghi e colleghe, tu sai Vittorio che noi non siamo mai stati corporativi e quindi quando dobbiamo dire delle cose anche rispetto a problemi che investono la nostra categoria non abbiamo nessuna difficoltà e non facciamo sconti a nessuno. Dal nostro punto di vista anche molti colleghi si sono adagiati su questa DAD, gli orari che stanno facendo sono troppo lunghi, perché non si può pretendere di fare lo stesso orario scolastico, perché ci sono scuole superiori che stanno facendo lo stesso orario, facendo una pausa di 10 minuti, un quarto d'ora per ogni ora di lezione, ma di fatto quei ragazzi stanno per 5 o 6 ore al giorno davanti a un video. E poi devono anche fare le altre attività, studiare, perché poi vengono anche caricati ovviamente di attività che devono svolgere dopo l'orario scolastico online. E questo ovviamente secondo noi non è tenuto nel debito conto anche da molti colleghi e colleghe. Questa non è la scuola normale, quindi non si può pretendere la normalità in una situazione anormale. E si sta veramente rischiando di perdere un'intera generazione, perché non è più possibile andare avanti in questo modo. Poi è ovvio che siccome viviamo in un mondo nel quale ci guardiamo intorno e vediamo cosa succede, se i contatti e i contagi veramente rimangono così alti, assumano la responsabilità di chiudere tutto, ma chiudano tutto per un paio di mesi, ma chiudano effettivamente, non è che dobbiamo far finta che... Io oggi sono andato a fare la spesa in supermercato e c'erano centinaia di persone accalcate a fare la spesa, una attaccata all'altra. Voglio capire perché a scuola non si deve andare e poi vedo queste scene nei supermercati. Una cosa, sono cose fuori dal mondo, senza alcun controllo numerico. Perché mentre nel lockdown di marzo e aprile c'erano i numeri, si poteva entrare un certo numero, adesso è tutto libero, aperto, non controlla nessuno. Dal lunedì al venerdì. Insomma, assolutamente non si capisce neanche questa coerenza particolare nell'ambito della settimana, perché poi vedi di tutto proprio in giro a livello di calca che si crea, e poi il sabato e la domenica guai se si crea la calca, e soprattutto nelle scuole guai se si crea la calca. Nicola, io ti ringrazio del tuo intervento, chiaramente poi so che sei disponibile, ti chiamerò altre volte, soprattutto per vedere un po' come evolve un po' l'intera situazione, perché l'allarme è da 10 mesi che lo stiamo lanciando, ma a quanto pare è rimasto ancora del tutto assordo. Grazie Nicola. Di nuovo grazie a voi, buona serata. Tratta tutto è offerto da Mab & Co, formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it